Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono JSmash ed oggi siamo al terzo episodio di Isaac Moddato Glassboy. Allora, questo qui con il punto interrogativo è stato il primo personaggio che mi avete chiesto sotto nei commenti. Li sto cercando di prendere in ordine. Ho visto il primo, come è andato il primo episodio, accidenti, se vi è piaciuto. E questo, come ho già scritto anche sotto nei commenti, lo uscirà ogni fine settimana, non dovrebbe mai mancare. Questo qui è il terzo episodio, quindi mi sto portando avanti per il sabato che verrà. In questo momento lo sto registrando esattamente 7 giorni prima, una settimana prima. Spero che non ci siano problemi. Quindi giochiamo con Glassboy. Che cosa di particolare questo personaggio? Allora, come potete vedere, intanto Sid QPLNMP3A. Come potete vedere siamo appunto fatti di vetro, abbiamo mezzo cuore. E che cosa abbiamo di particolare? Con un colpo, non importa quanta salute hai, ma con un colpo tu muori. Con un colpo tutta la tua vita ritorna a mezzo cuore. E questo, questa è la difficoltà, è come se fosse una specie di The Lost. Inoltre notiamo che partiamo con meno 3 di fortuna, che di sicuro non è una cosa positiva. Ricordiamoci che non possiamo farci colpire. Allora, vero che partiamo con 6,5 di danno, che è davvero un sacco, però io ho già giocato un po' da solo questo personaggio ed è davvero difficile. Infatti non conto di vincere con questo personaggio. Curso del Labyrinth. Ok. Non conto decisamente di vincere contro questo con questo personaggio. Possiamo anche vedere che tutte le skin non sono state fatte adeguatamente. Lost Fly. Ah no, ok, Lost Fly ci sta. Comunque, come potete vedere, questo qui è stato, possiamo dire, non è un personaggio neanche molto famoso. Quindi, cioè, è poco popolare rispetto a tutti gli altri che mi avete scritto. Tipo Siren. Chi c'era ancora? C'era Siren o Monstro. Che questi qui giocheremo in ordine in un futuro. Credo che giocherò poi con... non mi ricordo se è con Siren o con Monstro. Uno dei due comunque. Quelli lì sono anche quelli divertenti. Però per il momento concentriamoci su questo. Che... bisogna stare attenti. Non abbiamo neanche uno Spirit Heart in questo momento a proteggerci. Siamo veramente in balia della corrente. Se oserei dire. Ok. Che c'è ancora? No, tu. Ok. È vero che abbiamo meno 2 di fortuna, però ecco, il colpo di eutanasia se ne va via. Sono morto. Non ho visto il fuoco dietro. Come vedete, non è per niente facile vincere con questo personaggio, è Betrayal. Facciamo così, tengo R finché non ottengo un oggetto perlomeno che sia utile per me. È vero, è una cosa che di solito non faccio, però insomma stiamo giocando con un personaggio che con un colpo muore. Metronom. No, dai. Dammi... ok, Spider Bite va bene. Strano, però ok. Oh... no, non lo farò. Poco ma sicuro. Sicuramente non adesso. Aspetterà. Non posso farlo immediatamente. Lo farò ma non immediatamente. Sarebbe una follia. Sarebbe decisamente una follia. Comunque questo personaggio è bello anche se è troppo debole. È vero che parte con 6 di fortuna, però secondo me dovrebbero fare anche qualcosa per il suo ratio di fuoco. Niente di sconvolgente, tipo al posto di 10-9. Poi meno 3 di fortuna è veramente troppo poco. O almeno dargli, che ne so, 1,20 di velocità. Ecco, io gli darei un tier zap di 1. Oh mio Dio, che brutto. È tipo una variante di un nemico. Credo di aver installato una mod che aggiunge varianti. Ok. Adesso un qualsiasi colpo mi farebbe ritornare a mezzo cuore. So che è una stupidaggine, però lo farò lo stesso. Lo combatterò qui. Vediamo cosa ci dà. Allora, questo è Moria. È Moira, cioè.
Io direi YOLO. E Moira, vero? No, è una chest. Non dirmi che era un cuore e basta. Se è un cuore e basta mi arrabbio, eh. Pensavo che fosse il cuore di Moira. E tu non scappare. È uno Spirit Heart, va bene. Ti perdono. Non dovevo prenderlo subito. Ecco, questo è un errore. Non bisogna prendere, bisogna solo prendersi uno Spirit Heart per garantirsi un'invincibilità. Ok. Ok. Perché poi se ne prendi due, li perdi entrambi. E non è una bella cosa, decisamente. Ok. Qua secondo me vale la pena spendere una bomba. Una chiave. Cioè, una bomba per il contenuto di una chest. Oh, di nuovo corso del labirinto. Va bene. Strano, però va bene. Ok. Technology. Va bene. Avere la possibilità di stare lontano dai nemici è sempre una buona cosa. E poi inoltre, technology non è neanche così male. A molti non piace. A me onestamente, vero, in alcuni casi, cioè, non sinergizza con tutte le cose al mondo. Però non posso dire, non posso lamentarmi, insomma. Ok. Oh mio Dio, queste spine mi faranno fare una brutta fine un giorno. Spero che quel giorno non sia oggi. Ok, ad esempio, questo Spirit Heart ce lo teniamo qui, bello al sicuro. Subiamo, è come se fossimo una sottospecie di Keeper ancora più scarso. Questa cosa non è che mi faccia esattamente felice, però vabbè. Ad esempio, questi non mi piacciono per niente. Come ben sapete, questi qui sono fin troppo veloci per essere in vita. Per stare in vita. Vabbè. Shut up. No, molto probabilmente inoltre qua c'è una... accidenti. Rip possibilità. Rip speranze. Rip sogni. E vabbè. Ok, boss fight. Siamo vicini. Siamo vicini. Vicini. Siamo bacini. Siamo vaccini. Ok, ti devi levare da lì. Ti devi levare. Ok. Un buon passo. Complimenti. Ok, boss fight. Little Horn. Little Horny. Vabbè, per il momento non so quanto sia il moltiplicatore di Glass Boy, ma spero che sia elevato. Spero solo questo. Ok. Ancora un paio di colpi e muore. Esatto. Oh, e questo non... mi sa che non... oh, funziona. Oh, yes. Questo è di una mod. È bellissimo, fa rimbalzare le lacrime. E ha anche un laser attorno. Saranno fortissimi allora. Direi di prendere adesso invece lo Spirit Heart. E faccio così. Oh mio Dio. Il laser però non è che... che figo, salta anche sulle rocce. Buona sapersi. Mi prendo anche il quarto Spirit Heart. O almeno il 3/5. Ok, monstro non è molto difficile. Wow, sì, è fortissimo. Abbiamo trovato una sinergia fantastica. Ok. Ora poi così possiamo permetterci un patto con il diavolo. Anche con questo HP up, decisamente. Ok, non ce n'era bisogno. Guppy Spa. Non sarà molto... cioè, aiuta solo per la trasformazione in Guppy. Health up. Oppure relax. Vabbè. Spegniamo i fuochi. Ok, speriamo di non morire perché questa run sembra interessante. A proposito, il seed, giusto. XEXV3N43. Oh boy, oh boys. Andiamo avanti. Vediamo cosa abbiamo qui. Due stone chest. Va bene, piazza una bomba, intanto usare the ward. Un joker, ottimo. Aia, ok, siamo... abbiamo subito danno, non potete vederlo, però siamo a mezzo cuore. Dannazione. Nonostante abbiamo i cuori rossi vengono eliminati. La fa semplice il gioco. Eliminati. Basta. Boh. Ok, questo forse potrebbe anche essere un po' imbrogliare. Perché abbiamo solo
Abbiamo così poco range. Ah no, ok, per la mod, ok. Sì, infatti non possiamo usare Gapispa. Quindi significa che non abbiamo più cuori rossi. Ciò significa, signore e signori, che non abbiamo più cuori rossi. E siamo... finché non troviamo un altro Spirit Heart, siamo nella merda fino al collo. In questo caso un Dark Bomb sarebbe la nostra salvezza. Oh mio Dio, infinite chiavi. Certo. Ma certo che le prendo infinite chiavi. Ma certamente. Ok. Piazza una bomba. Prendi i soldi. E combatti. E uccidi tutti. Si spera. Che abbiamo? Oh, abbiamo un ministro. Quanto non mi stanno simpatici, ministro, quando sei a rischio morte. Ok, perlomeno con il nostro colpo riusciamo a shottare. Con il nostro super attacco figo. Ok, abbiamo ucciso il ministro. Il ministro. Oh, ok. Bombe infinite. Chiavi infiniti. Infinite. Che cosa vogliamo di più? È strano. Ammetto che è strano. Oh, 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 aiuto. Aiuto, aiuto. Questa stanza non mi piace. Eliminali subito. Sono vivo, non so come. Probabilmente sì, perché sono bravo, però potrebbe anche non... Comunque, l'effetto oh mio Dio, l'effetto grafico è un po', come dire... Allora, facciamo così. Non so se sia rischioso o meno, però attenti epilettici, se state guardando questo video, perché potrebbe fare un po'... darvi fastidio. Molto probabile. Spero di no. Spero che... per voi questo non sia molto. Fortunatamente io non sono epilettico, altrimenti... beh, è un po' triste, però... vabbè, sono cose che possono capitare. Mi dispiace. Un salutone a tutti gli epilettici che mi seguono sempre. Oh mio, sono morto. Questo vi dicevo che era una run difficile. È un personaggio difficile. Parecchio difficile. Oh mio Dio. Facciamo... un altro paio di tentativi. Anzi, un tentativo. Se è corto, ne facciamo un ultimo. Ok. Dammi un item room. Questo personaggio lo trovo molto più difficile. Oh mio Dio. Scatter bombs. No, grazie. Riproviamo. Vediamo qui. Farting baby. No. Cioè, in pratica dobbiamo partire con un oggetto perlomeno decente. Ma proprio... non top, però decente. Ok. Speriamo in qualcosa. Dai, 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 dai. Ok. Oh mio Dio. Oh, questo? Questo è ottimo. Abbiamo forse trovato uno degli oggetti più utili con Glass Boy, ovvero Glass Cannon. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. E ancora ottimo. Glass Cannon... Glass Cannon potrebbe cariarci un po'. Ok, di Infinity non abbiamo oggetti. Tranne il... cioè, di Infinity, di 100. Però non vale la pena. Anche perché sarebbe stupido rirollare un oggetto così buono. Non trovate, ladies? Give me that bomb. That bombe. Give me that spooder heart. Spooded heart. Ah giusto, cosa mi serve se poi userò glass cannon. Ok, questo l'abbiamo già combattuto prima. Secondo me Glass Boy, secondo me se fosse un personaggio intanto... ok, abbiamo ancora lo stesso il mezzo cuore. Se fosse secondo me un personaggio nel gioco vero, spero, porca miseria. Ok, ultimo tentativo. Durerà poco questo episodio, però questo personaggio è odioso. Non so nemmeno... cioè, lo tengo... aspetta, sapete cosa vi dico? Give item glass cannon. Prendiamoci perlomeno questo personaggio un po' più divertente con Glass Cannon.
Almeno così non diventa un inferno da giocare. Non direi che... Allora, non direi che questo sia cittare. Cioè, sì, e sarebbe cittare, però... E per una giusta causa, ovvero cercare di portare un video che non si fermi a Basement 2. Credo che voi possiate capirmi, almeno un po'. Ok, Haunt. Ok, questo potrebbe essere la nostra rovina. A meno che non uccida subito i due tizi. Ok. Ottimo, ucciso. GG. Un cuore. Andiamo a prenderci la... andiamo a vedere com'è la nostra item room. Speriamo che sia un oggetto che ci dia dei buff, tipo Cricket's Head, così tanto per tirarne una. O Holy Mantle. Holy Mantle. In effetti Holy Mantle sarebbe tipo la cosa più bella che potessi mai ottenere con questo personaggio. Isaac's Tears non è esattamente la stessa cosa. Infatti non me lo... Cioè lo uso così a caso. Speed down, oh no. Oh no. Ok. Ci sarebbe una libreria. Onestamente andrei a fare una visita alla libreria, che è qua. Infatti. Solo due. Peccato. Sarebbe stato bello riuscire a diventare subito Bookworm. Però a quanto pare... Cioè sì, Book of Shadows sarebbe ottimo. Però Glass Cannon. Glass Cannon secondo me tra i due è più divertente. Quindi andiamo avanti così. Ok. Oh boys. Oh boys. Oh boys. Ok. Ho un cannone tra le mani e non ho paura di usarlo. Questo qui in pratica è un personaggio indirizzato ai pro di Isaac, cui io non sono. Di cui io non faccio parte, anzi. Sì, è vero, sono bravo. Non lo nego. Però non così bravo. Oh, merda. That was unexpected. Ottimo, ho ucciso un altro paio di tizi. Fightatemi. Fightatemi, mateatemi. Fightami, mateami. Ok. Ottimo. Molto bene. Andiamo a vedere che cosa c'è. Si va sicuramente per Angel Rooms. Oh mio Dio, sei troppo veloce, sei troppo veloce, sei troppo veloce. Aiuto. Oh mio Dio. Era troppo veloce. Era troppo veloce. Non Krampus. Ok. Non è lo stesso una bella cosa. Muori. Ok. Mi dispiace ma non posso prenderlo. Andiamo. È una cosa che stiamo un po' trascurando in effetti. Le item room. Beh, in effetti sì, ci siamo givati Glassboy. È vero. Me ne sono ricordato adesso. Anche... Non so se avremo la fortuna di trovarlo adesso. Ma mi sono scaricato la mod che aggiunge Junkin. O anzi, in italiano Charpam. Sir Charpam. Che è, possiamo dire, la mascotte più tenera di tutto Enter the Gungeon. L'hanno reso una mod ed è bellissima. È anche molto molto buona come mod. Ok. Boom. Meglio fare così che rischiare. Ok, a quanto pare... Oh, comunque anche la mancanza di bombe si nota. Si nota davvero un sacco. Muori. Oh, eccola. Parlando del diavolo, spuntano le corna, come si suol dire. Ok, quindi l'item room è l'unico posto dove non sono ancora andato. Tipico. Ok, c'è uno shop. C'è uno shop in scatola. Se vogliamo chiamarlo così. Ok. Dammi il contenuto di questa chest. Due spirit. Ne prendo uno. Grazie. Ovviamente il gioco vuole fare il lezzo con me. Il sudicio che penzola.
cosa abbiamo qui dentro? Glitter boobs. Sono simpatico perché ho fatto una battuta spiritosa. Ok. Shop, cos'hai? Ok, una chiave, non volevo prenderla, però ti ringrazio, immagino. Prendiamoci tutti gli Spirit Heart. Eviteremo di usare per almeno un po' Glass Cannon. O anzi, ma chi se ne? Lo useremo. Perché? Perché noi siamo i pro del gioco, del mondo, dell'universo. Non è vero, non è vero per niente. Però almeno ci provo. Ok, scendiamo. Prossimo piano. Orbene, or dunque. Curse of the Lost, non è proprio quello che volevo. Ok. Attenzione. Non possiamo permetterci di subire nessun tipo di danno. Oh, vabbè. Vediamo se ci riesce a dare qualcosa subito. Non esattamente, Magician, però ci sta, grazie. Beh, cioè nel senso, perlomeno un oggetto. Ok. Bellissimo tiro. Commosso, se devo essere sincero. Prendi mezzo cuore, che non si sa mai, anche se poi userò di nuovo il mio amatissimo Glass Can. Oh, cosa sei? Oh, non mi piaci. Sempre variante di nemici, aiuto. Ops, non volevo tirarlo così. Non volevo tirarlo così male. Ottimo. Ok. Non li ho uccisi, pericolo. Allarme rosso. Ok, uno l'ho ucciso adesso. Incredibile non aver trovato ancora niente, nessun genere di DPS. Di upgrade al DPS perlomeno. Ok. E la cosa mi preoccupa un po'. Ottimo. Oh mio Dio, un infarto mi sono preso. Mi sono preso davvero un infarto. Vabbè, comunque stiamo andando lentamente bene. Lentamente bene. No, mi sa che dobbiamo andare a destra, vero? Yep. Questo faccio un bel tiro. Boom. Eliminati tutti dalla faccia della terra. Idem. Ok. Oh boy. Questo come non mi piace. Sarebbe ottimo ottenere, sapete cosa? Lost Contact. Ottimo. Lost Contact in questo momento sarebbe splendido. Ottimo. Ci sei ancora tu voi in vita. Non l'ho beccato, sfortunatamente. Ok. Maledizione a Curse of the Lost che mi fa andare un po' più lento. Ok. Ordunk. Ordink. Ordrunk. Sono ubriaco. Sono ubriaco, ragazzi. Non sto scherzando. Ho bevuto 30 birre. Non è vero. Non mi fanno nemmeno impazzire gli alcolici. Li ho provato un paio di volte. Not a fan. Ah, ma sei. È solo 16 anni. Vabbè, sì, però. Non è che la bevo costantemente, l'ho solo assaggiata. Non è niente di che. Ditemi voi. Spero. Allora, se siete minorenni, non bevete alcolici. Almeno. Se volete assaggiarli, non è un problema. L'importante è che. Io vi consiglierete, se proprio volete assaggiare gli alcolici, fatelo perlomeno a 14 anni. Ecco, cioè, non è obbligatorio, anzi, se i vostri genitori dicono di no e aspettare perlomeno i 16 anni, è una buona cosa. Fidatevi dei vostri genitori, che vi vogliono sempre bene. No, sono morto, ok. Beh, dopo avervi detto che i vostri genitori vi vogliono bene, io potrei dire anche che questo gioco non mi vuole bene. E beh, questo era Glass Boy. Che gli darei un 6. Anzi, gli darei un 5. Perché 5? Perché potrebbe essere molto. Cioè, il concept è molto bello e interessante.
la realizzazione simile a Re Saul. E anche questo è un po' carente, un po' troppo scarso. Un po' troppo scarso. Io gli avrei dato... Sapete cosa gli avrei dato? Come si chiama, oh mio Dio? La... Wooden Cross. Gli avrei dato Wooden Cross e Glass Cannon. E gli avrei tolto il buff di danno. Perché così almeno sarebbe stato molto più interessante, secondo me. E vabbè ragazzi, questa run non è andata molto bene con il nostro caro amico Glassboy. Abbiamo perso ben credo 4 invece volte. Sì, 4. È un po' un peccato perché questo personaggio ha, tra virgolette, un potenziale, però è davvero molto difficile. Ok, beh, questo primo episodio di Isaac Mods, moddato, è tutto. Quindi vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!